Gol ed emozioni al comunale di Chiavari, dove finisce 2-2 la sfida fra i locali e il Pescara, che passa in vantaggio, poi va sotto e alla fine pareggia, mancando anche nel finale il gol della vittoria. Ora con la Fermana sabato all'Adriatico, Giovanni Cornacchia non si potrà sbagliare. Biancazzurri in campo senza Di Gennaro, Diambò, Drudi e Rizzo, si rivede Pompetti a centrocampo, padroni di casa senza Cleur, squalificato gli infortunati Chiosa, Morra, Pavic e Pellizzer. Come regista in campo l'abruzzese Paolucci, le prime battute vedono i padroni di casa subito in avanti con Sorrentino chiamato al primo intervento dopo poche battute di gara. Al quinto Clemenza, l'occasionissima in area ligure, ma davanti a Paroni manca l'attimo decisivo per concludere. Subito ritmi alti al comunale di Chiavari, dove le due formazioni non si risparmiano attaccando a pieno organico dall'una e dall'altra parte. Buone le giocate di Virtus Entella e Pescara, con poco lavoro per i due portieri. Al 25esimo però il Delfino passa con De Marchi, che servito da Cancellotti sul filo dell'offside mira all'angolino mettendo la palla alle spalle del portiere di casa. Pescara in vantaggio al comunale di Chiavari con i padroni di casa che protestano per un sospetto fuorigioco. Gualtieri di Asti convalida la rete con i biancazzurri avanti. I liguri non ci stanno e subito dopo al 26esimo è Paolucci dai 22 metri a mettere il pallone al lato. Pescara fallisce un paio di azioni di contropiede. Al 37esimo subisce il pareggio di Lescano, che immischia e il più lesto di tutti a mettere il pallone in rete. Ennesimo gol subito in campionato dai biancazzurri e parità al comunale ligure, dove il finale di tempo vede al 42esimo un intervento provvidenziale di Sorrentino su tiro cross di Barlocco. Biancazzurri chiudono in affanno la prima parte di gara con le proteste locali al 43esimo per un contatto in area ospite fra Cancellotti e Capello e con il direttore di gara piemontese che lascia proseguire. Si riparte nella ripresa dall'1-1 e con i locali pericolosi al terzo con Capello che chiama Sorrentino al salvataggio in corner. Al sesto si rivede il Delfino con De Marchi, autore di una sgroppata di 30 metri prima della conclusione di un soffio fuori. Al decimo gran parata ancora del portiere del Pescara, che salva la sua porta su tiro insidioso di Schenetti, che al secondo tentativo però poco dopo non sbaglia, superando Sorrentino per il 2-1 ligure. Giocatore bestia nera del Pescara, l'ex Cittadella, che festeggia così con i suoi compagni il gol del vantaggio. Gara in salita in casa abruzzese con la squadra di Volpe, che ci crede e continua a premere, anche se al 23esimo Zappella serve De Marchi, che in mezza rovesciata trova la risposta di Paroni che salva. Passano 5 minuti e Pompetti si inventa un gol da campione, segnando una rete da antologia e regalando così il pareggio alla sua squadra. Di nuovo parità in terra ligure con gli abruzzesi, che si rianimano con Auteri che al 31esimo manda in campo Ferrari e Bocic al posto di Dursi e Clemenza. Cambia due terzi dell'attacco anche Volpe, che getta nella mischia Morosini e Magrassi. Al 40esimo il neoentrato Bocic se ne va verso la porta di Paroni e con una bella conclusione sfiora il palo con il portiere di casa battuto. Al 43esimo spazio anche per Cristian Galano al posto di De Marchi, con i biancazzurri vicini al 3-2 con Cancellotti che di testa in area mette al lato dopo che i locali erano rimasti in 10 per l'espulsione di Barlocco.